Mentre un po' ovunque fioccano proteste, prese di posizione, persino denunce in procura ed aumentano le tonnellate di immondizia lungo le strade, a Calatafimi Segesta si registra un dato confortante. Un incremento del 40% di raccolta porta a porta sul primo giorno di conferimento della carta. Il dato si riferisce, come si legge in una nota del comune, alla giornata del 19 luglio. Sono stati raccolti 2.100 kg di carta contro i soliti 1.500. Incoraggianti i risultati dei primi giorni della fase sperimentale della raccolta dei rifiuti porta a porta, ribadisce il sindaco Vito Sciortino. Pare che l'aumento di una giornata per il ritiro della frazione organica e la contemporanea riduzione a due dei giorni di raccolta del rifiuto cosiddetto indifferenziato, abbinati alle limitazioni imposte dall'ordinanza sindacale del 15 luglio scorso riguardanti l'utilizzo dell'isola ecologica riservata esclusivamente ai cittadini non serviti dal porta a porta, abbiano fatto sì che la percentuale di differenziata già dal primo giorno schizzasse tendenzialmente di ben 8 punti percentuali. Il merito, commenta il primo cittadino, va innanzitutto ascritto alle famiglie che hanno reagito positivamente al messaggio dell'amministrazione comunale, che le invitava ad una maggiore attenzione verso l'ambiente e ad un comportamento più responsabile, finalizzato anche alla riduzione del costo del servizio. La disponibilità e la professionalità dell'AGESP hanno fatto il resto. In sintesi, è questa la risposta del sindaco a tutti coloro, evidenzia Sciortino, che ancora si ostinano a trattare il rifiuto come un problema di cui sbarazzarsi in maniera irresponsabile e che criticano, spesso senza alcuna cognizione della complessità del problema, qualsiasi decisione, a prescindere dalla sua intrinseca bontà.